tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Idee regali per Natale. Esatto, è arrivato il momento. Manca poco più di una settimana, siamo agli sgoccioli. Sono le ultime idee dei regali di Natale. Per chi come me è ritardatario nel fare i regali di Natale, io vi do dei piccoli consigli. Sono consigli molto semplici. Abbiamo con noi anche il nostro Babbo Natale. Abbiamo la luce rossa che rappresenta il Natale. Ho messo anche queste corna di renna per rendere ancora tutto un po' più natalizio e vi do dei piccoli consigli per gli ultimi acquisti di Natale. Allora, dovete sapere che qualche giorno fa è stato anche il mio compleanno, quindi ho pensato che questi regali che ho ricevuto potrebbero essere per voi anche un'ottima idea per regalare a Natale. E non sono solamente regali che ho ricevuto per il compleanno, ma sono anche cose che ho comprato io, come questa borsa che ho comprato un mesetto fa. Io la trovo ottima e per chi ama le borse, secondo me è un ottimo regalo di Natale. Questa borsa è una borsa a tracolla, una tracolla fatta così con la catena, ma quello che mi piace è che non ha solo la catena, ha anche la cinta. Se avesse avuto solamente la catena senza la cinta in mezzo e la cinta in alto, io non l'avrei presa perché la catena mi si impiglia sempre dappertutto. Invece con la cinta in mezzo, così no, mi piace. E poi si può portare a tracolla da una parte, a tracolla in un braccio così, si può anche portare così a mano. Basta accorciare il manico. Beh, io la trovo ottima. È anche abbastanza, adesso non ve la faccio vedere dentro perché è veramente tanto, tanto, tanto disordinata, ma è anche tanto, tanto, tanto capiente e mi piace. Un altro consiglio, anche questi li ho comprati. No, uno è un regalo e l'altro l'ho comprato io. Però un set per chi ama la skincare di maschere, patch occhi, scusate, mi danno fastidio i capelli, patch occhi e maschera viso per chi fa le maschere in casa, ama queste cose, ama la skincare. Io trovo un set di maschere viso sia un regalo bellissimo da fare. Io infatti li ho apprezzati tantissimo. Grazie. Questi pecciocchi e questa invece me l'ero comprata da sola. Poi, per chi ama la cucina, beh, pensiamo anche a chi ama la cucina, stampini, stampini per dolci, per biscotti, per sbizzarrirci in cucina. Chi ama la cucina, chi ama cucinare, chi ama fare i dolci, credo che lo apprezzerebbe molto uno stampino o da dolce o da biscotti. Questi poi sono anche carini perché sono proprio stampini natalizi. Qui abbiamo il pupazzo di neve, la stella fiocco di neve. Abbiamo un coniglietto che è sempre un po' natalizio, dai. I coniglietti sono sempre in giro per la neve. Qui abbiamo l'albero di Natale. Insomma, trovo che siano un regalo carinissimo per chi ama cucinare. Poi, beh, per chi ama truccarsi come me, ricevere una palette trucco
della serie televisiva che ama, che guarda, che preferisce. Beh, io questa qui l'ho presa come esempio. L'ho comprata io, ho fatto il video qualche settimana fa, ve lo lascio in descrizione. È di Emily in Paris, però io trovo per chi ama le serie TV ricevere qualcosa che sia di quella serie TV o la palette trucco oppure oggettistica che riguarda la serie TV che guarda in quel momento, io trovo che rimarrebbe molto molto contento per me. Questo è un regalo di compleanno dell'erborario Notte e Tangeri. Sono praticamente crema corpo e gel doccia racchiusi in questa bellissima scatolina che tu apri. Io l'ho ricevuto per il compleanno e lo trovi all'interno di una scatola in latta, quindi ti rimane anche la scatola e all'interno trovi il gel doccia e la crema corpo. Che profumo! Questo è dell'erborario e vi dico anche la profumazione. Notte a Tangeri, bagnoschiuma e crema corpo profumata. Io lo trovo ottimo perché poi sì, dentro hai il gel doccia e la crema corpo, ma poi ti rimane la scatolina in latta che tu puoi usare come preferisci. Quindi è buonissimo. Io non l'ho ancora iniziato, l'ho ricevuto per il compleanno, non l'ho ancora iniziato perché ho ricevuto tantissime cose di questo genere perché io adoro maschere viso, adoro creme corpo, adoro cose. Ma questa potrebbe essere, io adesso questa qui è femminile, ma potrebbe essere anche un'ottima idea per un regalo maschile, cioè il gel doccia maschile. Con una crema oppure un dopobarba maschile. Io trovo che potrebbe essere anche da uomo. Cioè, questo è da donna, però anche da uomo potrebbe essere un'idea fare il gel doccia da uomo e la schiuma da barba oppure il profumo da barba, qualcosa che è molto maschile, diciamo. Più maschile. Poi il profumo, stessa cosa, ragazzi. Questo io l'ho ricevuto per il compleanno. È un profumo di Avon, però stessa cosa, il profumo è unisex. Questo è da donna, diciamolo, però anche a un ragazzo si può regalare un profumo. Quindi può essere sia un'idea da donna che un'idea da uomo. Io non l'ho ancora iniziato. Devo dire che c'è una storia dietro questo profumo molto simpatica. Me l'ha regalato una mia amica e lei sa che per il mio compleanno, per Natale, mi deve sempre regalare il profumo. Io infatti non compro mai profumi perché so che lei me li regala e me li aspetto. Quindi so, è buonissimo. Poi, io non disdegno neanche le candele profumate, non le disdegno perché trovo che sia un'ottima idea che possa andare bene anche per una coppia che vive insieme. Le candele profumate vanno bene anche per una coppia perché la candela profumata la metti in casa, quindi va bene per una famiglia, diciamo. Varie candele profumate che profumano tutto l'ambiente della casa. La casa la usano tutti, grandi, piccoli, uomo, donna, chi convive, può essere un'ottima, ottima idea. Ma può essere anche un'ottima idea per chi adora le candele profumate. Io la trovo un'idea stupenda.
Una bella idea. Un'altra idea, questo io l'ho ricevuto ed è l'ultima. È il book di Deborah Milano. Io l'ho ricevuto l'anno scorso per Natale. So che quest'anno hanno fatto la nuova versione di questo book, ma io lo straconsiglio perché, scusatemi, devo avere battuto nel microfono. Perché guardate, io l'ho stra usato e si vede che l'ho stra usato. Scusatemi, ma è più di un anno che ce l'ho e quindi l'ho usatissima. Ma ha tantissimi ombretti, tantissimi fard, tantissimi rossetti, correttori, matita. Insomma, ragazzi, un regalo così per chi ama truccarsi è bellissimo. So che c'è la nuova versione del book di Deborah Milano. Io ho quella vecchia perché me l'hanno regalato l'anno scorso. È un consiglio, lo consiglio assolutamente di regalarlo. Beh, la versione nuova, naturalmente. Io ho quella vecchia. Se trovate questa, potete regalare questa se c'è ancora. Altrimenti c'è la versione nuova di Deborah Milano. Questi erano alcuni consigli di regali di Natale che vi volevo dare. Spero che questo video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto questo video, commentate con un albero di Natale o con una renna. Iscrivetevi al canale, lasciate like. E attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video. Seguitemi anche in tutti gli altri social che vi lascio sotto il link in descrizione. Facebook, Instagram e TikTok. Adesso vi mando un bacio grandissimo, un sorriso ancora più grande e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!